Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Hyperdimension Turia Rebirth 2 Sister Generation. Io sono Leone e siamo qui oggi per scoprire se ho fatto qualche casino con i capitoli oppure finalmente possiamo entrare nel capitolo 6 e prepararci ad avere il true ending. Non vi dico quanti capitoli sono, però semplicemente da qui in poi si vedrà. Ancora una volta io ho fallito ad aspettarmi che loro avrebbero avuto un così tale ben preparato piano sul luogo. Cioè, avrebbero preparato un tale piano. La Deity of Sin ritornerà in vita, la Deity of Sin. Sta per ritornare in vita, la Deity of Sin. Molto probabilmente ho guadagnato informazioni che dicono che una potente aura si sta emanando dal cimitero di Game Industry. Questo veramente mi dà fastidio. Io qua penso che avremmo veramente sconfitto i cattivi, eccetera. Cosa succederà ora? Le nostre informazioni sembrano di indicare che R4R non si fermerà finché tutta Game Industry non sarà divorata. Se le nostre ricerche dicono la verità, questo significherà la fine del mondo come lo conosciamo. Come rassicurante. Io ancora non capisco perché l'ASIC dovrebbe far ritornare in vita un così tale pericoloso essere in primo luogo. Alcune persone vogliono soltanto vedere il mondo bruciare. Culti del genere sono esistiti nel passato, dopo tutto. Mi sento male per quelli là che sono stati usati come degli strumenti fino alla fine, a questa fine. Smettila, tu mi stai facendo sentire triste per i membri dell'ASIC New. A posto di muovere le nostre bocche, noi dovremmo muovere le nostre braccia e cacciare R4. Come se fosse così tanto facile. Lei molto probabilmente ha chiamato una dea per una ragione, sai? Ma se non lo facciamo, questo mondo sarà finito. Questo è questo per questo, quindi è il motivo per cui noi andremo fuori, la sconfiggeremo, quindi torneremo a casa per mangiare. Dea o no, per quanto io avrò la mia brigata di sposine, perdere non è un'opzione. Anche noi penso che dovremmo sconfiggerla. Sarà facile per qualcuno come così dolce come me. Ascoltare a voi bambini veramente fa sembrare la situazione meno severa di quanto attualmente è. Forse loro hanno ragione, i nostri approcci saranno differenti, ma i nostri fini sono gli stessi. Il nostro tempo è poco, abbiamo poco tempo, questo è certo. Noi dobbiamo decidere il nostro piano mentre R4R sta ancora ritornando in vita. Quando lei esce dal cimitero di Game Industry, quella sarà la fine per tutti noi. Quello sarà tutto per tutti noi. La situazione è critica. Questa sarà l'ultima nostra battaglia. Mi dispiace chiedervi costantemente di mettere le vostre vite sul rasoio. Mettere in gioco sempre le vostre vite. Isti, tu parli così tanto che io posso sentire la tua voce quando chiudo le mie orecchie, spengo le orecchie, tipo. Quindi non ti preoccupare, ok? Neptune's right.
Neptune ha ragione, non è il nostro dovere giurato come CPU di proteggere Game Industry con le nostre vite? As Louise CPU, I have a personal interest in seeing the goddess said to have been born in my nation. Come CPU di lui ho un interesse personale a vedere a vedere la dea che si dice sia nata nella mia nazione. La battaglia boss finale è il momento più eccitante di qualsiasi gioco. Non posso aspettare di incontrarla. E per quanto riguarda invece giochi tipo Kingdom Hearts, invece sono le Secret Boss Battle. Oppure, in realtà anche l'ultima. Però le Secret Boss Battle sono quelle più amate per i giocatori hardcore o comunque che vogliono cercare una sfida. Non ti preoccupare, Istuar. Noi vinceremo di sicuro. Grazie, pregherò per la vostra vittoria e per la salvezza di Game Industry, del futuro di Game Industry. Non c'è di che, non c'è di che. Eventi secondari? Eventi secondari. Domanda grande quanto 3-6 case. Non so mai se sono riuscito a fare il finale reale o il finale no. Perché, ok, io so che cosa succede in teoria se è il finale giusto, però so anche che cosa non succede se non è il finale giusto, ma non so i dialoghi perché come li sono andati a spoilerare, cioè io dovrei avere tutte le statistiche, perché controlliamo per l'ultima fottuta volta. Se vado a vedere nel coupling, anzi nei link rank, scusatemi, io vado a vedere qui, non con Neptune, mi sono cagato in mano, non potete capire quanto, ma con lei tutti devono avere il rank 4, ok? Tutti. Va bene, va bene. Detto ciò, significa che io dovrei essere a posto. Va bene? Ok, ci siamo. Ora andiamo un attimo, prima di tutto, a rifarci l'inventario. Perché tanto sono sicuro che ci si può rifare l'inventario nell'arco della mia vita. E non mi interessa un attimo. Voglio vedere se c'è una nuova spada. Mi diminuisce la strength. Ok, però c'è anche la Bastard Sword. O l'Executioner che è forte, ok, quindi mi aumenti abbastanza roba da poterla prendere. La Rapier la prendo, la Silver Spear la prendo, l'Invihammer la prendo anche se non li utilizzerò. Adesso andiamo a vedere se abbiamo. Te quanto mi diventi con le statistiche aggiornate? Perché userò ovviamente la più potente, non uso una a caso. Minchia bella questa. Vabbè, userò ovviamente la più potente, non una a caso. Devo andare per la potenza fisica pura. E quindi ok, direi tutto, te, vediamo con la tua spa, con la tua Heavy Rifle. Sali, ci sali abbastanza, sinceramente, diventi abbastanza forte e non farmi più preoccupare di te. Ora, vediamo prima a te, Greyroll, Dark Silver ti potenzia, perfetto. E invece Silver a te ti potenzia lo stesso, ottimo. Ora, te invece, quanto diventi con la Laser Blade? Ah, con la Laser Blade mi batti Napier, che tristezza, quanto ha Napier? Neptune 2085, invece così tu sei 1200. Se ti ritorni in prima posizione. Per un breve periodo è stato bello avere ne Neptune in classifica perché ha delle. Cioè, a parità di statistiche vince Neptune, purtroppo. A parità di danno, però. Non a parità di danno. Poi potrei mettere questa arma e concludere qua la storia, Ma lasciamo stare. La Rapier, purtroppo. Ci sono armi. Ecco. Ci sono armi più potenti per le candidate che per le altre. Questo mi fa male. Mi ricordi tantissimo i fucili di Valkyria Chronicles. Non ti chiedere. Va bene, dammi questa e fammi vedere qua la spada. Potrebbe essere più carina da vedersi, ma va bene così. Purtroppo Napier la devo mettere davanti adesso. Fammi fare così velocemente. Andiamo in questo modo. Poi potremo utilizzare l'attacco finale qui figo. Però chi se ne. Se metto così. No, niente, tutto non cambia. Va bene, andiamo a vedere adesso gli eventi secondari e poi si va avanti. IF Compa, ok, andiamo. Cosa da dire? Nap. Cosa dovrei fare? È strano dire chiedere scusa dopo così tanto tempo, dopo che è passato così tanto tempo. Ma non dire nulla sarebbe anche più strano. Non che a Nap importi in qualche modo. Cosa ti porta qui a te, mortale?
Wow, Nep. Scusami se ti ho spaventato. Ho sentito che hai menzionato il mio nome, quindi ho deciso di vedere qual era il problema. Beh, non come. Dai, fi, sai che tu. Sai quando tu hai qualcosa da dire. Io so quando tu hai qualcosa da dire. No, no. No, vuoi prima qualcosa a me invece? No, volevo soltanto essere sicura che tu eri a posto, visto che tu hai sempre avuto strani pensieri o roba del genere. Non che io sono preoccupata su qualcosa, eh. Oh, beh, questo è interessante. Non ti ho mai chiesto su di me. Ah, beh, in ogni caso, so che ci hai voluto un sacco per me per tornare a casa. Ma guarda, sono un dipinto della sanità, cioè della salute. Quindi, di base, non ti preoccupare. Ma non ero preoccupata. Mi dispiace, Nep. Cavolo, ho detto di non preoccuparti. Tu prendi le cose più strane seriosamente, in modo serio. Smettila di dire che tutto ciò che faccio è strano. Quindi sono l'unica persona che ha un cervello qui. È ovvio che io mi preoccupi. Wow, tu stai quindi tentando di dire che tu sei normale, ma tutte noi siamo strane? Tu sei il paragone della più grande stranezza. Più che chiunque altro, sempre, più che qualunque altro, sempre. Cioè, tu sei più strano di chiunque altro? Questo è catartico? Ed ecco qua, provare ad essere tutta seria e non volere. Ed eccomi qua che io sto provando ad essere seria su non volere che tu ti preoccupassi a proposito di me, eccetera. Sì, sono te stessa e sarò quella che ti farà dei commenti nascosto su di te. È passato troppo tempo, sai. Sono d'accordo sono d'accordo su queste cose. Va bene, Iffy, per favore, ritorna al tuo ruolo di mantenere le ragazze impazzite in controllo. Sì, cavolo, fai sembrare che io ho preso la parte piccola lo stecchino più piccolo, per dire, cioè che sono stata quella tirata a sorte più fortunata, credo, oppure quella più sfortunata, non lo so come funziona, quella scelta comunque, più mail di spam, come hanno ottenuto il mio indirizzo, spero che queste cose un giorno diventeranno del passato, no, ci sono ancora le mail di spam, anche se non troppe. Noi abbiamo finalmente salvato Nep Nep. Sono così felice. Non mi piacerebbe piangere fino a fine tutte le lacrime. Nep 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 Nep. Ciao compa. Oh, giusto, non ti ho mai ringraziato bene. Grazie per avermi salvato. Nessun problema, sono felice che sia a posto. Com'è la tua salute? Qualche problema? No, il mio conto della salute, cioè, è così pulito che tu puoi mangiarlo. Non lo so, Neprep, ho sentito che sei stata tenuta con della corda per 3 anni. Lascia che l'infermiera e compa ti esamini. No, sono a posto, davvero. Alzati quel vestito, signorina, ti sistemerò. Ma se tu continui a trattarmi, mi mummificherai di nuovo. Questo è stato un sacco di tempo fa. Sono una vera infermiera adesso, quindi queste cose non succederanno più. Ok, sono convinta, vai. Sono confidente nei miei skill da infermiera. Da infermiera pazza. Eccomi. Prima esaminerò il tuo corpo, perdonami. dai, mi stai soltanto facendo solletico. Ora, questo è un protocollo da infermiera. Per favore, continui a sopportarlo. Ma non posso. Ok. Tutti i tuoi muscoli sono tipo contratti. Sei come la vecchia signora, Nep Nep. Forse dovrei fare più esercizio, come sempre. Questi muscoli necessitano di rilassarsi, quindi li massaggerò fino alla notte finché non ti sentirai buona e rilassata. Cosa? Tu hai intenzione di farlo fino alla notte? Non farlo sembrare così strano. È solo un profondo massaggio muscolare. Ma di solito sono io quella. Brava alle cose cioè a fare queste cose. Cioè, sono io il tipo che fa queste cose. Tu vorrai soltanto farmi solletico fino alla morte. Beh, quando tu starei meglio, potrai farmi solletico se sei contenta. Ok, già Jess tenuto. Compa Snurskit, che ho paura di utilizzare, oggettivamente parlando. Compa,
È più sicuro con tutte le CPU indietro farmi, meglio per aiutarle. Lo farò davvero, io voglio veramente. Ok, invece voi non mi interessate quasi nulla, quindi andiamo avanti così. Voglio vedere quanto dura l'episodio, ma vorrei farmi ancora un 2, 3, 20 secondari prima di poter smettere qua. Quindi sì, ma continueremo ancora un pochettino. Pochettino oggi. Intanto siamo verso la fine, in teoria. Finito questo, ho intenzione di iniziare a sozzestia, perché non voglio partire direttamente con il prossimo Hyper Dimension Neptunia, che è già pronto e acquistato. Però vorrei forse partire con prima l'Hyper Dimension Neptunia U, che sarà, che avrà un po' più d'azione. In ogni caso parliamo con Vert. Le mie spalle sono state, hanno avuto terribili dolori di recente. Potrebbe essere che le mie tette sono cresciute anche di più durante il mio tempo in prigionia. Oh cielo, sei un idiota a volte su queste cose, eh? Le mie spalle sono contratte, sono doloranti. Scommetto che perché tu stai seduta nella stessa posizione tutto il giorno, ogni giorno. Prova a cambiare. Qualche volta mi alzo per cambiare i dischi dei giochi. Quindi stai dicendo che dovrei giocare a più titoli multidisco? Per favore capisci che sia lavorare e giocare ai giochi è fatto da seduti. Intendo che tu dovresti muovere di più il tuo corpo. Essendo una donna delle tue misure, la tua schiena e le tue spalle si faranno male. Per favore, vai a fare un po' di esercizi. Fai un po' di esercizi e ti sentirai meglio. Preferirei di no. Guarda a questo pila di giochi che arriva fino al soffitto. Non posso lasciarli finché non li ho finiti. Non dire cose così da bambine. Da bambina. Non è naturale di lavorare duro per qualcosa che veramente ami? Quindi tu insisti a rimanere in casa? Non farmi ripetere. Molto bene, almeno lasciami massaggiarti le spalle, dovrebbe aiutare. Ah, che offerta amorevole. Dovrei cambiarmi dentro una tuta da bagno o tipo bath towel, tipo in asciugamani? Sono a posto con qualsiasi scelta. I miei HP aumenteranno se tu fai un buon punteggio, corretto? Forse tu dovresti usare dell'olio fisico, Mia cara sorella, tu stai ancora pensando in termini di videogiochi? Non essere un tale sacco di patata. 3 anni fa tu ti saresti unita alla battuta proprio con me. Solo vai e sii pronta, capito? Se ci metti troppo userò l'olio di destrezza sulle tue tette invece. Oh, cavolo. Oddio, tu pianificavi di migliorare la cura dei miei proiettili... del petto è abbastanza orrificante. Noi stiamo andando da nessuna parte, seguimi. Stai qui, faccia in giù. Molto bene, sii gentile con me. Fanservice, altro fanservice gratuito. Vederla così, la pelle di Vert è veramente buona. Anche il suo busto sembra messo bene, vabbè. Ok, Chica, non stai iniziando? Oh sì, scusami, ero catturata dalla tua magnificenza in ogni cosa. Intendo, devo essermi persa in qualche pensiero o qualcosa. Oh beh, ok, quindi per favore inizia. Ovviamente, stai calma Chica, il proposito di questo è eliminare la sua fatica. Non guardarla come qualche strano otaku. Questo sarebbe ridicolo, visto che per te e io siamo in una pura platonica amicizia. Ok, posso farcela. Inizio dalle spalle per scendere fino a giù, se mi permetti. Ok, giusto lì. Sì, qui, sì, è fantastico. Vert, per favore controlla il modo in cui fai i tuoi rumori. Non posso, ecco, sono tanto così buono. Questo è abbastanza per la tua spalla. Chica, tu sei abbastanza brava, abituata. Una tale abilità con le tue mani. Non dire nulla di strano. Ti massaggerò il piede adesso. Per favore, no, la fai solletico. Non mi stai facendo il solletico. Aspetta.
Aspetta, sono seria. Davvero fa elettrico, tu devi. cara, per favore, resisti all'urge di muoversi da una parte all'altra. Sarà finito breve, brevemente. Lo so, ma non puoi aiutare. Non penso che posso. Non penso che ce la farò più. Che cazzata. Fanservice gratuito solo per voi. Ora sono io quella esausta. Fatto tutto, mia cara Vert. Oh, qual è il problema, Vert? Oh, cavolo. Oh, Dea, tu sei così crudele cieca. Ti ho detto che io sono molto. Cioè, che soffro molto sul letico e tu hai continuato a farlo. Questo è perché se mi fossi stoppata nella metà, tu non avresti chiamato un massaggio del corpo completo. Come ti senti? Beh, penso che il mio corpo si senta veramente più leggero in confronto a prima. Le mie spalle sono anche molto rilassate. Sono felice di sentirtelo dire. Sono stata di buon aiuto oggi? Tu sei stata di grande aiuto, per me ogni singolo giorno. Grazie, Chica. Wow. Questo era puro fanservice. Come piace a voi. Suonaci più prosperosa. Ok, vai. Ultima cosa su Cave e poi finiamo qui. Purtroppo un paio di eventi secondari li dobbiamo fare. Almeno li voglio far vedere tutti per chi è interessato, quindi. I giochi mobile sono interessanti. Sono perfetti per quando tu hai solo un poco, qualche momento di tempo. Cioè, pochi momenti di tempo. Cave, stai giocando con il tuo telefono? È tipo sorprendente. Mandi messaggi agli amici, forse? Negativo, sto giocando a un gioco. È più divertente, quindi. È abbastanza divertente, quindi ci gioco ogni tanto. Un gioco? Beh, sono sorpresa. Che tipo di gioco è? Scommetto che è un RTS, giusto? Se decidi di confinarlo a ogni gioco di. A ogni gioco single. A un gioco singolo, cioè. A un genere singolo l'avrei. Avrei preferito chiamarlo più un sim, se desideri. Wow, questo suona interessante. Mi piacerebbe impararne di più a proposito di questo. A proposito, qual è il principale obiettivo? Per essere concisa, tu devi costruire castelli e crescere città che nascono attorno a loro. Ogni paese ha i suoi beni locali. Quindi dovunque tu costruisci il tuo castello, sarà un tipo di. Avrà un suo tipo. Questa caratteristica è amplificata con la funzionalità GPS del telefono. Permette al tuo GPS di condividere la locazione e tu puoi ottenere qualche bene speciale unico alla tua zona di vita reale. Capisco, interessante. Visto che sto viaggiando con il tuo gruppo, sono stata capace di completare la mia collezione di tutti tali prodotti. Grazie. Smetterò di giocare per oggi. Spero che questo non è stato un fattore decisivo per lei per unirsi, cioè, per lei per unirsi a noi. Ah, ok. Praticamente se mi sono unita a voi per puro interesse di aiutarvi. No, volevo solo giocare a videogioco. Spero di ottenere più mail. Ok, tempo di andare a lavorare. Farò del mio meglio. Guarda tutte queste app che stanno riempiendo il mercato. Non sono sicuro di cosa fanno la maggior parte di queste, cosa sono la maggior parte di queste. Questa qua ti permette di fare canzoni usando qualche software di voce digitale. Sembra molto bella. Lyricroid Software. Ah, non so se questo nome mi mette un po' a disagio. Ah, se tu sei interessata ti posso vedere come funziona? Hai questa applicazione? Sì, questa è soltanto una versione di prova, ma attualmente è stata fatta usando la mia voce. Oh, davvero? Oh, guarda questo. Dice anche che è stata la tua voce da 5PB. Non avevo mai idea che tu facevi questa sorta di cosa anche. Avevo declinato all'inizio perché ero troppo imbarazzata per permettere agli altri di sentire la mia voce, ma loro hanno insistito. Che opportunità fantastica! Ho un'app che ti permette di farti cantare quello che io voglio, eh? Qualche persona mi fanno cantare intenzionalmente, cosa strana. E poi la pubblicherò sull'internet. Wow, interessante, voglio vedere. Per favore, non ascoltare nessuna di queste. Ti insegnerò come usarla dopo, quindi per favore non guardare i video. Ok, sono d'accordo con ciò. Oddio, è veramente la sua voce. Penso che mi divertirò un sacco con questo software. Ok, perfetto. Quindi, cosa posso dirvi? Che spero.
basta per questo video. Spero comunque il video vi sia piaciuto. Se è piaciuto il video, ricordate di iscrivervi, commentare, lasciare mi piace. Qua da Leone è tutto. Ciao a tutti ragazzi, a un prossimo video. Ciao!